E se Ruby diventa un flop? Al Paradiso, discoteca storica sulle colline riminesi, forse cade una stella, certamente inciampa. Annunciata per tutta la settimana, anticipata come il grande evento, la ragazza del Bunga Bunga doveva essere il richiamo del sabato sera, il clou, il peperoncino, la guest star della serata. È finita a fischi e insulti. Non adesso, ragazzi. Sono le due di notte. Karima El Marouk, la marocchina che sta facendo tremare il presidente del Consiglio, arriva in ritardo. Fuori dalla discoteca la protesta di un gruppetto di ragazzi con megafono e striscione, la scritta indignati. Chi senza scrupoli si pone al servizio del sovrano di turno. Apparato di sicurezza, autisti e macchine delle grandi occasioni. Lei entra da un ingresso di servizio, tubino nero castigato, pochi gioielli, l'anello di brillanti, gli orecchini di perle, le labbra leggermente ritoccate rispetto alla festa dei 18 anni, ma il pienone atteso non c'è. Meno di 200 i biglietti venduti, pochi presenti in sala al suo arrivo rimangono indifferenti. Qualcuno continua a ballare, qualcuno le grida ladra. Bravo! Seguono altri improperi, lei rimane in disparte, in imbarazzo, sorseggia champagne per darsi un tono, si mordicchia le labbra, siede sul divanetto a disagio, poi si rintana nel privé. Dopo un'ora lascia e se ne va, discutendo a voce alta nel parcheggio sul suo compenso. Contro i 20.000 euro richiesti ne riesce a strappare, sembra meno di 5.000 in contanti e con tanto di ricevuta per essere in regola col fisco. Delusi gli organizzatori che aspettavano un trionfo e si sono trovati invece con gli incassi dimezzati rispetto ad un sabato qualunque. Rimasti all'asciutto i giornalisti arrivati da ogni dove nella speranza di qualche battuta, lei ha annullato la conferenza stampa. Amareggiata la stessa Ruby che, lasciata la mise di brava ragazza con tanto di lacrimuccia indossata nell'intervista a Signorini, è tornata nelle vesti sexy della rubacuori, questa volta ha fatto fiasco. Sabato notte, Rimini, discoteca Paradiso. Qui ballava la madre di Nicole Minetti. Qui tutti aspettano Ruby. Mi hai sentito? La aspettano come una dei tanti famosi. Come si va a vedere i tronisti, si va a vedere anche Ruby. Siamo venuti a vedere dal vivo se rispecchia quello che si è visto in TV, ad esempio. Un ospite con una tariffa nella media, come ci dice il gestore del locale. Dai 1.000 ai 5.000, comunque la forbice è quella. Ruby parlerà con i giornalisti, a una sola condizione. Nessuna domanda sul caso Berlusconi, nessuna domanda politica. Fuori, i giovani del PD fanno dissuasione morale all'ingresso. Non entrate, non entrate! Dentro, stampa e fotografi sono più dei normali clienti. Attesa per l'una, Ruby appare dal nulla dopo un'ora e mezza. C'è qualche cosa in te che va diritto al cuore. Ruby non parlerà. C'è tensione e dallo staff del locale ci dicono: questa mattina gli è arrivata comunicazione che non deve lasciare interviste, non può lasciare interviste, non li si può neanche chiedere se tiene Milan o Inter. Da chi ha ricevuto queste? Gli sono arrivate indicazioni in alto. Chi gestisce Ruby? A portarla qui è stato un manager locale, Gianni, ma dietro, come ci ha detto l'ufficio stampa dell'evento, ci sarebbe qualcun altro. Io so chi è l'agente diretto di Ruby, ma per ora non posso dirlo. Lele Mora? Ce ne sono tanti importanti, Lele è uno dei tanti importanti. Ruby si annoia. E mentre sul palco un immaginario da Bunga Bunga, da spettacolo di sé, Ruby si scopre moralista, sussurra povera Italia e ancora una volta riesce a depistarci. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. Elvis Costello, scelto a nostro Valdo Camerutti, che ha captato anche il labiale. Ruby che dice povera patria è una notizia per rispondere alla Mussolini che qui, ma mentre senti, andava in onda ci bersagliava. Si riceve o si può anche telefonare? Perché lei vuole chiamare qualcuno? Chiamare. A Berlusconi. E per cosa dirgli cosa? Ma niente, così, una telefonata carina, amichevole. Ah, ecco. No, ormai siamo intercettati troppo. Tutti.